Siena, Brindisi contro Venezia, Cantù contro Reggio Emilia, Milano contro Sassari. Benvenuti al Forum, queste sono le Final Eight di Coppa Italia 2014. Un po' di tensione, come normale che fosse, per una squadra che è molto giovane ma che aveva voglia di ben interpretare la partita, quindi ho dovuto spendere un time out abbastanza parecchio sul 9-0 mi sembra, però credo che i ragazzi abbiano recepito meglio, a girare meglio la palla in attacco, e abbiamo trovato i canestri che ci hanno dato la fiducia e la possibilità di riprendere la partita. Sì, il carattere buono della squadra ancora una volta, ti devo dire che la squadra ha controllato la partita a volte anche con un po' di cinismo, devo dirti, quindi bene da questo punto di vista, peccato per Matteo perché stava giocando bene e invece ricadendo dopo un salto ha sbattuto forte il tallone, quindi domani credo sarà improbabile che sia della partita. Ma la squadra nel complesso tutto sommato abbastanza bene, sai. Al di là dei punti di Michael Snell stasera, che ha fatto una partita particolarmente buona e di cui siamo contenti, credo che in questo momento la cosa importante sia cercare di stare concentrati e più che pensare agli stiani lunghi dobbiamo pensare di squadra, come abbiamo fatto fino ad ora, come abbiamo fatto oggi. Osso durissimo, come dicevo prima, i tuoi colleghi hanno vinto negli ultimi secoli la Coppa Italia e i campionati, per cui la storia è nettamente dalla loro parte, è un'ottima squadra, con tanta tradizione, sappiamo che è durissima, però la affronteremo con determinazione e voglia come abbiamo fatto in campionato. Sì, devo dire che alla fine Follery questa è una cosa che può fare, l'ha fatta anche già altre volte quando Bull era fuori, ma anche durante la presenza di entrambi i playmaker. Fortunatamente abbiamo questo jolly che ci dà possibilità di giocare con lui da playmaker e dare un po' di riposo a Dyson. Sì, no, le complesso una buona gara, chiaro che Venezia secondo me è una delle squadre con un talento eccellente, giocatori di grandissima classe, però credo che oggi ancora una volta la squadra abbia dato una buona risposta. La prima giornata delle Final Eight di Coppa Italia 2014 ha riservato emozioni a non finire. La prima, innanzitutto, la storica vittoria di Brindisi contro Venezia, che ha regalato per la prima volta nella storia della New Basket la semifinale di Coppa Italia. Brindisi vince 83-70 grazie ad uno straordinario Mike Snare, 27 punti, 8 su 8 da 2 e 30 di valutazione. E soprattutto vince di squadra, vince di difesa, vince di gruppo. Nonostante l'assenza di Massimo Pulleri e l'infortunio occorso a Matteo Formenti durante la partita, Brindisi che adesso in semifinale attende Siena. Siena, 5 volte campione di questa manifestazione, da tutti considerata la squadra più importante, la squadra più titolata del nostro campionato, se la dovrà vedere contro i ragazzi terribili di coach Piero Bucchi. Dall'altra parte sarà Sassari contro Reggio Emilia. Le grandi sorprese di questa prima giornata: Sassari che batte Milano 82-80 al termine di una partita intensissima, Reggio Emilia che senza Cinciarini e Brunner vince contro Cantù. E allora tra qualche istante Brindisi contro Siena, Sassari contro Reggio Emilia, scoprire chi saranno le finaliste della Final Eight 2014.
Allora, commento sulla partita è che ovviamente si è visto molto chiaramente l'abitudine che ha a Siena a giocare partite ravvicinate e soprattutto si è vista la profondità della loro panchina. Quindi l'abitudine a giocare partite ravvicinate col fatto che hanno fatto l'Eurolega e fanno la Coppa e col fatto che hanno veramente 10 giocatori 10. Noi oggi tra l'altro mancavano sia Bullo che Matteo, quindi oggi eravamo veramente ridotti all'osso. E quindi in effetti abbiamo fatto fatica dal punto di vista proprio dell'energia. Prova ne sono anche i rimbalzi d'attacco, che, i rimbalzi che loro hanno preso quasi il doppio dei nostri. E non c'è niente da fare, a livello di queste competizioni, di avere ovviamente la panchina molto profonda, avere qualità molto profonda, avere intensità molto profonda. E quindi merito a Siena che ha avuto qualcosa in più di noi. Noi ci abbiamo provato, credo, in maniera molto generosa, però si vedeva che eravamo un pochettino indietro. Quando dovevamo cercare di fare il salto per riuscire a portare via la partita, ci è mancata l'energia, quel po' di energia che hanno avuto loro, appunto perché abituati a fare due partite settimanali, perché hanno una panchina veramente molto molto lunga, perché devono fare appunto la Coppa. Quindi si è visto proprio quello. E oggi, non che sia una scusa, ma solamente per me è stato abbastanza evidente che anche l'assenza di Matteo e di Burro ci ha tolto proprio qualcosa nelle rotazioni e nei riposi. E alla fine siamo arrivati un po' stanchi, però devo dire che la squadra ha giocato in maniera generosa, ci abbiamo provato fino in fondo, però ribadisco, si è vista una maggiore freschezza da parte loro che abbiamo pagato nel corso della partita. Beh, se loro erano stanchi, noi eravamo più stanchi. La differenza è questa, dico molto sinceramente. Te l'ho detto prima, secondo me la squadra ha fatto una buona gara dal punto di vista della ci ha provato, però appunto ogni volta che abbiamo cercato di ricucire uno strappo loro sono andati via, perché? Perché erano più luce di noi, perché riuscivano ad avere più giocatori, più qualità. Non c'è niente da fare, alla fine sai, quando giochi due giorni c'è differenza e loro un po' sono più abituati, assolutamente, perché fa la Coppa, lo ripeto, perché hanno una panchina più profonda, quindi è normale che sia venuta fuori una partita del genere. Ieri Matteo stava giocando bene, non per piangere, ma sinceramente mi è sembrato molto evidente questo. In effetti la tua domanda, quando loro hanno provato a recuperare, non sono scappati via. Abbiamo pagato anche il loro atletismo, che hanno stazze, sono veramente molto atletici, molto veloci, e hanno preso, adesso mi sembra, tanti rimbalzi più di noi, quasi il doppio, per cui effettivamente questa dimostrazione che abbiamo di fronte una squadra estremamente atletica, molto profonda e molto buona, ma questo non lo sapevamo. Quindi, come dicevo, prima della Coppa Italia siamo arrivati primi, ma sappiamo di non essere i migliori. Quindi dobbiamo fare tesoro di questo e sapere con molta serenità che queste sono le difficoltà che si incontreranno adesso, da adesso in avanti. E per cui siamo sereni nell'affrontare questa sconfitta, perché la squadra è stata generosa, ha prodotto, non abbiamo mai mollato, abbiamo cercato sempre di ricucire. Siena premiata dalla maggior freschezza, hanno giocato una buona gara, complimenti a loro. Però noi abbiamo veramente pagato una panchina un po' più corta e una panchina ovviamente meno fresca. Quindi in 24 ore di riposo questo succede. Diciamo al di sotto delle ultime prestazioni. Direi perché aveva fatto un periodo molto buio all'inizio, poi aveva fatto bene per un po'. Adesso se, non lo so, sai, non ti so dire. Cioè, ragazzo, non ho idea se cosa abbia sofferto, se un po' di emotività, se non ho idea, è vero. Chiotti, secondo me, ha sofferto un po' di atletismo che effettivamente ha Siena ha messo in campo con Orten e con Antelo Hunter. Sono ragazzi che sono più grandi, più grossi, più alti di lui, e quindi un minimo forse può darsi che l'abbia sofferto. Grazie. Però ti dico, stiamo parlando di Siena che ha costruito una squadra, al di là che non sia Siena magari degli anni d'oro, ma è una squadra questa che ha acquistato una squadra per fare l'Eurolega, non dimentichiamolo mai, quindi insomma, quindi sempre ricordare, credo, da dove si è partiti tutti, credo che sia molto, in maniera molto serena, obiettivo. Grazie. Piero. Prego. Guarda, ti dico, abbiamo fatto fatica perché eravamo atleticamente un passo indietro, in difesa e in attacco. Non siamo stati brillanti, qui ci è mancata proprio brillantezza. La squadra abbiamo combattuto, quando abbiamo mosso la palla bene abbiamo avuto soluzioni migliori, quando l'abbiamo mosso meno abbiamo fatto più fatica, ma questo parte dal fatto che loro mettono molta energia, e lo sapevamo, e che effettivamente noi oggi ne avevamo un po' meno.
molto, molto della partita in questo. Un'altra cosa che se... Infatti, scusa, ti interrompo, noi abbiamo fatto una partita difensiva normale, noi quando vogliamo, noi le nostre partite abbiamo costruite sempre con una difesa molto più intensa e stasera ci è mancata appunto quella brillantezza, quella intensità che di solito riusciamo a mettere in campo e che abbiamo messo in campo quando abbiamo vinto. E ti ripeto, sono abbastanza, adesso lavorerò a rivedere, però al di là dell'errore che abbiamo fatto sicuramente, però ci è mancato sempre la scintilla, ci è mancato sempre quel piccolo passo in più per riuscire a essere veramente dentro la partita. L'abbiamo un po' subita perché appunto loro in maniera, loro a livello di energia sono più abituati, ripeto, a giocare a due gare, ne avevano di più, e più giocatori atletici soprattutto, chi viene fuori dalla panchina il decimo, anche Cornu che è l'italiano, però un ragazzo di un atletismo straordinario, quindi hanno veramente tanto atletismo e tanti giocatori che possono mettere in campo. Ai microfoni di Supporters Magazine il nostro editorialista Mario Arcieri, alla fine di Siena-Brindisi che premia ancora una volta l'intensità, la forza e l'attitudine di Siena a giocare tante partite una dopo l'altra, ma che non scontenta Brindisi nonostante la sconfitta, Mario. No, assolutamente no, io penso che premia soprattutto essenzialmente l'organizzazione di Siena, organizzazione tecnica, tattica, organizzazione societaria, perché questa è una squadra che sente di avere alle spalle una struttura, direi ormai, non dico perfetta, perché la perfezione non esiste, però sicuramente rodata da 10 anni di attività e di successi e sempre al vertice. Non dimentichiamo che Siena ha già vinto la Supercoppa. A questo punto, a mio avviso, diventa la logica normale favorita anche per la Coppa Italia, e da questa doppia vittoria potrebbero anche venire nuovi stimoli per il proseguo del campionato, insomma. Stasera io dico che conta giustamente il risultato. Il risultato dice che Brindisi si è perso, che il suo cammino, la sua corsa finisce qui, finisce in questo momento, però ha lasciato un'impronta importante, soprattutto perché è la prima volta che affrontava un impegno di questo livello, e si potrebbe dire che tutta esperienza, che non è una frase fatta, non è una frase consolatoria, ma è qualcosa che purtroppo nello sport conta, e conta moltissimo. Conta perché serve a rimeditare certi rapporti, serve a riconsiderare certe priorità nell'ambito di gestione della squadra, e che sono sicuramente, ritorneranno poi sicuramente utili nel futuro. Credo che quello che sta facendo Brindisi quest'anno sia molto importante per il consolidamento della società e delle idee che porta avanti, della struttura, e tutto questo sarà importante per il futuro. Ti chiedo una battuta sul futuro del basket italiano. La nazionale ha rinunciato alla wild card, forse giustamente, e di contro la Lega è quasi sicuro che passa la mano, il testimone, da Renzi a Ferdinando Minnucci. Che cosa ti aspetti da questa novità per il futuro, per la nazionale, per il basket, dall'alto della tua esperienza? Ma io comprendo le motivazioni che hanno spinto il presidente Petrucci a non accettare di pagare una tassa esosa per una wild card che dovrebbe essere gratuita, dovrebbe essere assegnata per meriti sportivi e non per meriti economici. Però detto questo, viste che le regole sono queste, per ora sono queste, credo che la rinuncia dell'Italia ai mondiali, al di là del fatto che avrebbero poi accettato o meno, però comunque sia la possibilità di disputare i mondiali è una grossissima perdita per il nostro basket. Pensate a quest'estate, il calcio ha i suoi mondiali con la nostra nazionale, la pallavolo avrà i suoi mondiali con la nostra nazionale, il basket si limiterà a fare 2 partite con la Russia, e con la Svizzera, pensiamo un po' con la Svizzera per quello che è la Svizzera nel basket, e basta. Quindi non vedo come una promozione per la pallacanestro italiana possa venire da eventi così minimi. Tra l'altro non è detto neanche che giocando contro la Russia noi si riesca a qualificarci, per ce la curiamo tutti quanti, perché la Russia, attenzione, non è quella che abbiamo visto in Slovenia ultima dell'intero europeo, è quella che abbiamo visto a Londra l'anno precedente, medaglia di bronzo. Quindi bisogna stare molto cauti. La nazionale è in crescita, l'abbiamo vista, purtroppo dipendiamo, i numeri sono molto stretti, e dipendiamo proprio dalla salute dei nostri ragazzi.
al di là di ogni rispetto, di ogni considerazione per il lavoro di Pianigiani, che è veramente bravo. Tra l'altro voi Pianigiani si vede ancora a distanza di 2 anni su questa Monte Paschi. Minucci Presidente, innanzitutto via che via cosa succederà, cosa significherà per Siena, perché Minucci Presidente di Lega probabilmente abbandonerà definitivamente la Monte Paschi. Non chiamiamola più Monte Paschi, la Messana. E questo forse è l'ultimo exploit, l'ultimo colpo di reni della squadra attualmente diretta da Crespi. Detto questo, la Lega ha bisogno di nascere, ha bisogno di avere un tracciato, un futuro ben dritto, un percorso che sia coerente, non limitato a iniziative estemporanee come sempre stanno finora, cioè progetti di un mese, di 2 mesi, mentiti il mese successivo. Pensiamo per esempio alla grande alla wild card, quando è stata ammessa, inserita dal nostro ordinamento, che si è risolto in una grande, perdonate il termine, una grande buffonata con Teramo che è rimasta pagando, con Venezia che non ha scelto i soldi perché voleva essere promossa, e sono rimaste tutte e due in Serie A. Cioè, lo sport è importante, lo sport coinvolge le sensazioni, coinvolge le persone, non può essere trascurato, non può essere calpestato. Siena batte Brindisi 89-80 ed è la prima finalista di queste Final Eight di Coppa Italia del 2014. Brindisi ci ha provato, Siena è molto più squadra, ne parliamo con un amico di Supporters Magazine e un amico di tanti brindisini, Franco Del Moro. E buonasera a tutti, è stata comunque una bella semifinale, sicuramente può aver pagato Brindisi lo sforzo 2 volte di recuperare un gap importante. C'è stato un attimo che sembrava anche ciao. C'è stato un attimo che sembrava anche che col tiro libero che ha ribaltato sul ferro ed è rientrata con subito dopo una palla persa di Siena, che insomma la partita si fosse incanalata proprio verso Brindisi. Così non è stata, c'è stata subito una grande risposta di Siena, che sinceramente mi è sembrata un pochino più organizzata come gioco, mentre Brindisi, che gioca bene ma gioca più in velocità, conta molto più sull'atletismo, e forse Siena è stata brava a non permettere sempre di fare a Brindisi il gioco che più è congeniale. Mi pare che al di là di tutto, Franco, possiamo dire che Brindisi merita un grande applauso non solo per quello che sta facendo in campionato, ma anche per questa semifinale di Coppa Italia raggiunta. È mancato, come dicevi tu, quel qualcosa che probabilmente Siena ancora ha da grandissima squadra. Allora, è vero che Siena ancora c'è proprio nel suo DNA, cambiano gli attori, ma il DNA rimane quello, sicuramente è figlia di una grandissima organizzazione a tutti i livelli. Per quanto riguarda Brindisi non si può dire assolutamente niente, delle grandi cose che ha fatto qui alle finali di Coppa Italia come anche durante il campionato. È molto bella da vedere giocare perché ha dei giocatori spettacolari, quindi non si può dire niente. Oggi ha trovato una Siena che, bisogna essere onesti, ha fatto un pochino di più la partita. Allora Franco, chiudiamo con gli auguri da parte tua per il popolo di Brindisi, ma gli auguri da parte nostra per un compleanno oggi, il tuo. Grazie, grazie. Che sia il primo di una lunghissima serie, di una nuova vita di Franco Del Moro. Ma contento di un altro 50 anni, va bene? Grazie, grazie a voi e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.
Ai microfoni di Supporters Magazine Giuseppe Mazzone, corrispondente di Gazzetta dello Sport da Brindisi e radiocronista di Ciccio Riccio, inviato qui alle Final Eight di Milano. Ti chiedo innanzitutto, Pippo, le tue impressioni generali di questa manifestazione. Beh, se dovessimo parlare di Brindisi, sono contento perché Brindisi è riuscita a raggiungere un nuovo traguardo, cioè quello delle semifinali. Tutti speravamo in una finale che purtroppo non è arrivata, perché giocare con diciamo sette giocatori e qualcuno fuori forma non è stato facile contro Siena, però alla fine diciamo che può darsi che sia il momento buono il prossimo anno per provare ad arrivare fino in fondo. Milano e Cantù sono uscite al primo turno, questa è stata una grandissima sorpresa e probabilmente ha creato anche qualche piccolo problema organizzativo agli organizzatori con un minore affluenza di pubblico, cosa ne pensi? Sì, purtroppo nella prima giornata c'è stata proprio una bella atmosfera, il forum era gremito, ieri diciamo c'era della gente ma non si respirava quella tensione emotiva della prima giornata. Purtroppo Milano e Cantù sono uscite, però sono uscite perché ci sono state due squadre che sono riuscite a batterle. A me è piaciuta molto Reggio Emilia, che contro anche gli infortuni e contro i pronostici ieri ha provato a battere Sassari, che probabilmente riuscirà a mettere le mani sulla Coppa, e può essere anche un segnale per quanto riguarda Brindisi, perché se ricordiamo che Sassari ha fatto quasi lo stesso percorso di Brindisi, magari arriverà un anno prima a vincere questo trofeo, chissà se il prossimo anno, facendo gli scongiuri, potremo parlare di una vittoria. Allora, in attesa di rivederci tutti il prossimo anno, tu hai raccontato per Ciccio Riccio le emozioni dal forum per Brindisi e per i brindisini. Che cosa ti porterai dietro e che cosa hai raccontato nelle tue radiocronache? Innanzitutto mi è stata offerta questa occasione, è stato un bel ritorno tornare a raccontare le partite su Ciccio Riccio, emozioni ovviamente, così come siamo riusciti, spero, a trasmetterle nel corso degli anni. Ieri quando Dyson ha segnato il meno uno, può darsi che le mie corde vocali si siano ricordate di altri urli, tipo la promozione di Pistoia in Serie A. Spero che chi è rimasto alla radio, e credetemi sono state tante persone, si sia divertito anche ad ascoltare i nostri commenti, ma anche il rumore del pubblico di Brindisi. 4 anni fa era in Lega 2, oggi vince la Coppa Italia. La Dinamo Sassari ottiene un successo straordinario contro la Monte Paschi Siena e si conferma una delle migliori squadre del campionato. Nel segno della continuità, nel segno del progresso, nel segno della vivacità di squadra da parte di coach Sacchetti. Dunque i risultati di Sassari si ottengono sul campo. Brindisi si ferma in semifinale con la speranza che il prossimo anno sia finale. Ora chiudiamo le valigie, torniamo in campionato. Brindisi da capolista, non ha paura di nessuno, e arrivederci alle Final Eight 2015.